Buongiorno ai nostri ascoltatori, benvenuti nel nostro Smart Event che è dedicato a capire cosa è realmente successo nel Consiglio europeo di giovedì scorso. Presento intanto i nostri ospiti che sono Francesca Basso, giornalista del Corriere della Sera che segue le questioni europee. Normalmente qui a Bruxelles, anche se non è una corrispondente fissa a Bruxelles, la ringrazio. Poi c'è Lorenzo Consoli, che è il decano dei giornalisti italiani a Bruxelles, che lavora per Ascanews. Noi, tra l'altro, abbiamo lavorato insieme molti anni proprio in quell'agenzia. E quindi Lorenzo è stato anche per 2 mandati presidente della stampa estera a Bruxelles. Ed è uno certamente dei giornalisti più esperti che abbiamo nei fatti europei. Poi c'è Angela Mauro, che è inviata speciale dell'Huffington Post, anche lei è inviata speciale, ma è quasi una residente qui a Bruxelles, ormai da questi giorni ovviamente non può essere con noi, è normalmente qui a Bruxelles, quindi è un'altra collega, una professionista che conosce bene i meccanismi. Meccanismi e le decisioni che vengono prese. Prima di andare avanti vorrei segnalare a chi ci segue su Zoom che c'è un sondaggio che vorremmo che voi votaste, semplicissimo, una domanda basata sull'affermazione del vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, che venerdì sera ha detto: non è vero che è stato fatto poco, dall'Unione Europea c'è stata la più grande risposta di sempre. Sei d'accordo? Sì, no, non completamente, non so. Vorremmo che chi ha voglia, insomma, partecipasse adesso all'inizio e poi vorremmo rifare la domanda alla fine di questo nostro incontro per vedere se per caso qualche opinione, dopo averne discusso insieme per un'oretta, si sarà modificata. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di un Consiglio europeo storico, intanto per la sua durata, cioè è durato 4 ore, dalle 3 alle 7, 7 e mezza, insomma, una durata molto breve, e sono state prese alcune decisioni che erano largamente attese, quella sul meccanismo salvastati, sul MES, sulla BEI, sui prestiti della BEI e su questo fondo SURE, per coprire i costi della cassa integrazione per evitare che i lavoratori vengano licenziati dalle aziende in difficoltà. E questo pacchetto di tre era previsto, sono un totale di 540 miliardi, si considera, e su questo diciamo c'era una certa tranquillità. Anche sul MES, anche l'Italia, se avete visto l'intervista del Presidente del Consiglio Conte oggi a Repubblica e del Ministro Gualtieri, delle Finanze Roberto Gualtieri, alla stampa, praticamente il gruppo Gedi ha occupato un solo spazio sul tema, anche l'Italia ha di fatto accettato il MES, perlomeno il governo italiano l'ha accettato. C'è un grosso dibattito nel Movimento 5 Stelle con il presidente, con il ministro degli esteri Di Maio, che sembra spostarsi più a favore di questo provvedimento. L'utilizzo di questo provvedimento invece in Italia è un grande punto interrogativo, e il Presidente del Consiglio ha comunque detto che qualsiasi mossa l'Italia dovesse fare passerebbe prima per il Parlamento. Il quarto punto è quello che ci lascia più incerti al momento, che sarebbe il Recovery Fund, questo fondo per la ripresa. Questo fondo per la ripresa non è chiaro né quanti soldi sono, perché si oscilla in previsioni da 320 a 1000 miliardi, è escluso che siano i 1500 di cui si parlava nei giorni immediatamente precedenti questo Consiglio europeo. Potrebbe essere una cosa provvisoria, per cui la Commissione, perché non abbiamo documenti scritti ufficiali dopo il Consiglio europeo, abbiamo le dichiarazioni della Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio. La Presidente della Commissione ha detto che per i prossimi 2 o 3 anni almeno avremo bisogno di raddoppiare il bilancio dell'Unione, sostanzialmente, che adesso è circa l'1% della ricchezza lorda europea e quindi dovrebbe passare a circa il 2%, il che vuol dire appunto questi 320 miliardi, grosso modo. Su questo
c'è da dire poi che comunque diciamo, dovrebbero partire questi primi, i primi tre da giugno, questo MES probabilmente dell'anno prossimo. Ci sarà in mezzo un elemento importante in questi prossimi mesi che è la presidenza tedesca dell'Unione, perché poi ci sarà la Germania nel prossimo semestre a avere la presidenza di turno, quindi avremo una presidenza un po' più ovviamente incisiva e pesante di quella croata. Io so che Lorenzo Consoli ha scritto, ha avuto un documento della Commissione su come appunto spendere, raccogliere, spendere un po' meno questi soldi, perché poi c'è pure il problema di come spendere questi soldi in più che verrebbero garantiti dagli stati. I paesi cosiddetti virtuosi premono perché siano solo prestiti, altri premono perché ci siano anche dei cosiddetti grant, cioè dei fondi, dei soldi a fondo perduto, un po' come con i fondi europei classici, quelli che conosciamo. Lorenzo, vuoi iniziare tu Aspetta, mi diceva Stefano che forse abbiamo Sì. già i risultati del sondaggio. Sì, Ecco, allora, vediamo esatto, li i risultati visualizzo. del sondaggio. Allora, il vicepresidente Don Bosco ha dichiarato: non è vero che è stato fatto poco, da lui la più grande risposta di sempre. Sei d'accordo? Il 24% dice sì, solo il 5% dice no, un 54% però dice non completamente. E il 17% giustamente si c'era dietro un non so. Quindi diciamo non c'è, almeno tra i nostri ascoltatori, tra i nostri ci segue sul Zoom, la posizione è dialogante perlomeno rispetto a quello che ha fatto la Commissione. Non c'è una condanna, mi pare. C'è un 24% che addirittura è d'accordo e un 54% che dice non completamente, ma comunque non è un no. Ecco, teniamoci a mente questo risultato. Lorenzo, prego. Il microfono, mi sentite? Sì. Bene. Sì, questa bozza in realtà si tratta di una specie di, è molto strano come documento, perché si tratta di una bozza di comunicazione, si chiama, è una specie di sintesi, diciamo, di quello che la Commissione intende o comunque di quello a cui sta lavorando la Commissione. Non ce l'ho solo io, ho visto che ce l'aveva anche 2 o 3 giorni fa, ce l'aveva anche Bloomberg, la stampa. E il paese, eccetera, ma diciamo questo conforta l'idea che si tratti effettivamente della bozza, diciamo della sintesi di quello che la Commissione sta cercando di mettere insieme. La prima cosa che posso dire è che è molto, molto complicato, molto, molto intricato e non capisco perché. Perché sarebbe, se c'è una cosa che secondo me la Commissione oggi dovrebbe fare, è fare questo famoso bazooka, cioè creare un fondo unico estremamente potente a cui attingere per tutte le diverse misure, tutti i diversi programmi, ma con un fondo unico. Invece qui ci sono una serie di, diciamo, una serie di renaming, prendono dei programmi che c'erano già e li ribattezzano e li rimettono dentro. Prendono dei programmi che c'erano già, prendono i soldi da quei programmi e li mettono a fare effetto leva per altri programmi. Quindi si capisce poco quando, se non si va a guardare tutti i dettagli tecnici. La cosa importante è che c'è il famoso strumento di emissione di debito comune, si chiama Recovery Instrument, strumento di ripresa, ed è quantificato in 320 miliardi di euro da andare a recuperare appunto con l'emissione di obbligazioni europee. La destinazione di questi fondi, questi 320 miliardi, non è chiarissima. Comunque si dice chiaramente che una metà dovrebbe andare a prestiti agli stati membri, prestiti quindi per 160 miliardi agli stati membri che lo richiederanno, con tassi bassissimi e tassi di interesse bassissimi e maturità, cioè scadenza molto, molto, molto lunga. Questo è, diciamo, quello più, la parte più sostanziale che si vede dentro, più facile da capire. Poi, che cosa fare con gli altri 160 miliardi? C'è scritto che una parte saranno comunque dei programmi comunitari che gli stati dovranno rimborsare,
e che una parte potrebbe essere comunque pagata con nuove risorse proprie. Le risorse proprie sono praticamente delle tasse comunitarie, come per esempio una carbon tax alle frontiere, di cui si parla spesso, che la Commissione ha programmato, che dovrebbe venire tra l'altro decisa e articolata nelle sue modalità di attuazione dal nostro Gentiloni, commissario agli affari economici. E, a parte questo, poi ci sono una serie di altri fondi. Molto interessante è l'idea di utilizzare il famoso bilancio o capacità di bilancio dell'Eurozona, che è una cosa che non esisteva finora, che era stata già pensata per il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ma con fondi molto minori. Qui si parla di 200 miliardi. E questi sarebbero fondi che potrebbero andare effettivamente a fondo perduto ai paesi più che ne avessero più bisogno. E quindi in realtà tu dicevi prima, Lorenzo, non sono 1.500 miliardi. Non lo so se non sono 1.500 miliardi. Il problema vero è capire quanti dei fondi che la Commissione cita in questo documento e citerà poi nella sua proposta formale sono soldi veri, cioè soldi messi proprio sul tavolo o comunque a disposizione, e quanti sono quelli che vengono fuori dall'effetto leva, il famoso leverage, cioè la possibilità di mobilitare, di moltiplicare, diciamo, i fondi messi sul tavolo, perché vengono messi come garanzie per appunto andare a cercare sul mercato altri fondi, oppure come cofinanziamenti di altri finanziamenti, magari pubblici o privati nazionali. Quindi non è possibile ancora dire quale sia effettivamente la potenza di fuoco del documento a cui la Commissione sta pensando. Bisogna stare attenti, perché loro mettono insieme sempre, quando fanno questi documenti, lo abbiamo visto con il famoso piano Juncker per gli investimenti per le imprese, mettono insieme sempre le garanzie con i fondi presunti che dovrebbero essere moltiplicati con l'effetto leva, e quindi non si capisce bene quali siano i soldi veri, appunto. Però che la Commissione si stia muovendo verso qualcosa di nuovo è sicuro, perché questo strumento di emissione di debito da 320 miliardi è assolutamente inedito. Una cosa simile è stata fatta, se vi ricordate, al tempo della crisi debitoria, quando fu creato l'EFSF, era il primo fondo salva stati, che fu creato effettivamente sulla stessa base, cioè articolo 122.2 del trattato, è l'articolo sulla solidarietà, che permette di creare appunto questa specie di veicolo finanziario speciale, in questo caso collegato con il bilancio europeo. So che è tutto molto complicato, ma per dirla in parole molto più semplici, c'era l'esigenza da parte della Germania, in particolare, che è ovviamente il paese più importante, quello che non si può ignorare, c'era l'esigenza da parte della Germania di far vedere all'opinione pubblica tedesca e anche a quella europea che la Germania è sì intenzionata ad aiutare l'Italia, la Spagna, il Portogallo, i paesi che hanno avuto più problemi, anche la Francia, con questa crisi, ma non con trasferimenti diretti, non con trasferimenti. Odiano la parola mutualizzazione del debito e odiano la parola trasferimenti di fondi. Quindi qual è stata la soluzione che fin dall'inizio Merkel ha proposto alla Presidente della Commissione von der Leyen, e lei l'ha accettata con entusiasmo? Quella di passare attraverso il bilancio comunitario, perché se i soldi la Germania li dà al bilancio, temporaneamente dà più soldi al bilancio comunitario, poi il bilancio comunitario è comunque uno strumento comune, cioè non è un trasferimento diretto ad altri stati membri. E quindi per la Germania è più accettabile. Questa è la strada che è stata scelta. Noi abbiamo oggi tutto questa cosa complicatissima di cui parlavo prima, è una soluzione molto complicata ma necessaria, perché altrimenti ci si ritroverebbe o con la Germania contro o con problemi legali, giuridici, perché ci sono una serie di cose che non è possibile fare perché il trattato le vieta, quindi bisognerebbe cambiare il trattato. Per esempio, una cosa che non è possibile fare, e questo
qui ritorno al dialogo, alle polemiche in Italia, è il finanziamento diretto da parte della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, quando sento dire in Italia facciamo delle obbligazioni riservate agli italiani speciali, poi la Banca Centrale ce le compra, la Banca Centrale può comprare le obbligazioni degli stati solo sul mercato secondario, cioè non all'emissione, ma sul mercato secondario, e secondo una capital key si chiama, cioè secondo una chiave di distribuzione che non permette una potenza di fuoco illimitata e che dovrebbe essere, che dovrebbe essere tolta, ma per togliere questa chiave bisogna che lo decida la Banca Centrale, che è indipendente, e ci sono paesi come la Germania, l'Olanda, che sono assolutamente contrari, perché il problema è che togliere questa chiave significherebbe entrare nel campo del finanziamento monetario, si chiama, che è vietato dal trattato, cioè la possibilità che una banca centrale finanzi direttamente i deficit di un paese, o il debito di un paese membro. Quindi si può fare, ma indirettamente, temporaneamente e con dei limiti. Questo è il problema. Quindi pensare che la Banca Centrale Europea possa continuare a fare quello che sta facendo, perché lo sta facendo oggi con questo programma per la pandemia, che 750 miliardi di euro, più il quantitative easing che continua, pensare che la Banca Centrale possa continuare a farlo indefinitamente nei prossimi anni, dopo che la crisi sarà finita, secondo me è perfettamente illusorio, perché a un certo punto gli stati rigoristi diranno basta, perché questo è finanziamento monetario, è vietato dai trattati e la Banca Centrale non potrà continuare a farlo. Per cui questo strumento è fondamentale, dobbiamo avere uno strumento in più, un bazooka in più, per poter finanziare la ripresa economica, per poter iniettare risorse, anche pubbliche, soprattutto pubbliche, nell'economia. E poi, importantissimo, dobbiamo utilizzare questo strumento per orientare la ripresa economica verso le due grandi priorità della Commissione europea, che sono il patto verde, il Green Deal, e la digitalizzazione. Sulla digitalizzazione penso che con questo lockdown abbiamo fatto dei passi avanti da gigante, cioè ciò che fino a 3 mesi fa si pensava difficilissimo, impossibile, lontanissimo nel tempo, oggi sappiamo che è possibile, reale, lo stiamo già facendo. Quindi tutta una serie di cose che con la digitalizzazione possono essere fatte, ora saranno fatte, perché le abbiamo già fatte. Sul patto verde, sul Green Deal, bisognerà vedere che cosa succede con appunto il piano di ripresa. Io mi aspetto che ci siano degli orientamenti chiari, cioè gli investimenti dovranno andare verso quel senso lì, quindi evitare investimenti nelle energie fossili, evitare, cercare di incoraggiare al massimo la trasformazione energetica verso le energie verdi, verso la neutralità climatica, come si chiama, quindi ridurre le emissioni al massimo. Là, importantissimo, l'economia circolare, cioè il riciclaggio applicato dappertutto in modo veramente approfondito e radicale, per poter riutilizzare le risorse, soprattutto le materie prime. Tutto questo può dare effettivamente all'Unione Europea una strategia di crescita e una pianificazione anche industriale, che è particolarmente una politica industriale, si chiama, che è particolarmente necessaria e che potrebbe effettivamente essere un'occasione. Quindi potremmo, si dice sempre, no? La crisi è anche opportunità, potremmo usare questa crisi come un'opportunità, però prima dobbiamo uscirne e per uscirne c'è bisogno di uno sforzo enorme, di solidarietà, e Grazie. speriamo che questo piano sia questo, insomma. Grazie. Grazie Lorenzo. Allora, oltre a questo strumento di cui Lorenzo ha parlato diffusamente, sul quale poi potremo tornare, c'è un altro strumento che molti in Italia chiedono di utilizzare, adesso mi rivolgo ad Angela che ha un passato anche di giornalista politica italiana, c'è questo MES che sembrava la bestia nera italiana, sembrava buona parte delle forze parlamentari e di governo un diavolo, però adesso in realtà la proposta che è uscita dalla Commissione, dal Consiglio europeo, che poi la Commissione scriverà per il 6 maggio, dovrebbe essere una proposta che appunto elimina le condizionalità che ci spaventano, limitandola a una condizionalità per
soltanto per far fronte, cioè tu potrai usare i soldi solo per far fronte all'emergenza sanitaria, diretta o indiretta, questo è ancora da vedere. Sembra che questo abbia un po' toccato anche in Italia. Tu pensi che in Italia adesso ci sia una maggiore accettazione e potremo accedere anche a questo strumento che, non dimentichiamolo, poi permette di attivare anche la Banca Centrale Europea? Se ci riuscissi a farci un po' di chiarezza su che cosa è diventato questo MES, grazie. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio News per l'invito, perché è un'occasione sia per discutere tra di noi che magari riflettere un po' di più e far capire, speriamo, un po' di più a chi ci segue, di materie effettivamente complicatissime. Sì, Lorenzo, allora la risposta alla domanda se ci stanno pensando in Italia, se lo faranno, se la cosa, diciamo, l'accesso a chiedere l'accesso al MES sia diventato più facile per la maggioranza di governo italiana negli ultimi giorni, secondo me sì, cioè si stanno apprestando piano piano a chiedere questo prestito, secondo me, perché ne abbiamo bisogno e anche perché, come spiegava benissimo Lorenzo Consoli, sul recovery fund abbiamo davanti una lunga trafila di trattative su moltissimi aspetti. Quindi è chiaramente il Consiglio europeo ha deciso una cornice molto importante che un mese e mezzo fa, secondo me, non era per niente scontata, e anzi un mese e mezzo fa tutti scommettevamo sul fatto che l'Unione si sarebbe sfasciata con questa emergenza coronavirus, invece hanno deciso di lavorare su uno strumento che però è ancora tutto da costruire e chissà quando ce l'avremo a disposizione. Il MES invece ha delle risorse che sono lì e nel giro di poche settimane, da quando attivano il meccanismo, cioè da giugno, insieme all'intervento della BEI e il piano SURE della Commissione Sostegno all'Occupazione, sarà possibile chiedere questi soldi che non sono tantissimi, sono il 2% del PIL, 36 miliardi, diciamo che non sono tantissimi, però chiaramente noi ne abbiamo urgente bisogno, come ne hanno bisogno i paesi più in difficoltà col bilancio, cioè quelli del sud, quelli che sicuramente vanno incontro a tempi proprio difficili per l'economia. Quindi sì, si vede dal dibattito, ieri c'è stata un'intervista di Di Maio che diceva sul MES si può trattare, poi l'hanno un po' smentita, comunque ci sono chiari segnali che stanno valutando questa opzione, anche perché non abbiamo molta scelta. Riguardo al MES proprio, al meccanismo europeo in sé, per come è stato messo e uscito dall'Eurogruppo, allora, secondo me il prossimo, c'è stato un dibattito in Italia molto, come sapete, molto confuso, in cui sostanzialmente entrambi i sostenitori dell'una o dell'altra tesi, cioè pro o contro il MES, hanno usato argomentazioni staccate dalla realtà, secondo me, e hanno fatto molta propaganda. Lo hanno fatto anche gli economisti, non solo i politici, che è ancora più grave, perché i politici magari, dici, è quello il loro mestiere, gli economisti invece dovrebbero farci capire di più. Ognuno, è come se ognuno ha voluto sventolare una bandierina in assenza di certezze, perché, e questo è condiviso un po' da tutti, ma anche dai tecnici proprio che stanno a Bruxelles, quanto è uscito dall'Eurogruppo, a parte che quella sera stessa è stato raccontato in maniera diversa dai vari ministri della zona euro, è un comunicato abbastanza ambiguo per permettere a tutti, diciamo, di cantare un po' vittoria e tirare la coperta dalla propria parte. Se vediamo le dichiarazioni di Le Maire, sono diverse da quelle di Gualtieri, ancora diverse dal ministro olandese, diversissime anche dal ministro tedesco, ognuno ha detto la sua. Ma perché effettivamente quella conclusione dell'Eurogruppo lascia spazio a delle ambiguità che nel prossimo mese in qualche modo verranno, diciamo, sciolte, perché succederà che il board del MES ci dirà, farà chiarezza sui punti che ancora rimangono scuri, cioè quali sono esattamente le spese che vanno senza condizioni, perché su questo sapete che c'è una differenza tra l'interpretazione italiana che è anche francese, che vorrebbe includere nelle spese senza condizioni anche quelle economiche, che ne so, per aiutare le aziende a uscire dal lockdown, e quella olandese che invece le fa figurare strettamente in un canale, diciamo, di emergenza sanitaria, quindi solo le spese sanitarie sono senza condizioni. E in più anche sulla durata del prestito, che è importante, e sul costo, che vabbè, sappiamo che sarà
a tassi bassissimi, più o meno vicino allo zero, perché però diciamo che questo lascia il tempo che trova, secondo me, perché i tassi comunque in questo periodo dalla crisi del 2008 sono comunque bassissimi, però comunque è un modo per fare un prestito non sul mercato, ma approfittando di uno strumento europeo. Allora, questa roba, questa chiarezza qui arriverà entro giugno. Entro giugno, quindi noi saremo in grado. La cosa buona è che ci daranno questa chiarezza prima che chiediamo il prestito. Cioè, di solito, come quando si fa il prestito in banca, si va e si trattano le condizioni. In questo caso non sarà necessario chiederlo, ma avrai una clausola di contratto prima che qualsiasi Stato decida di chiedere questi soldi. Ed è un elemento di chiarezza molto, molto importante che dipanerà, secondo me, le diatribe. A meno che, non so, gli olandesi non si rimettano a battagliare su dei punti oppure si raggiunga un punto di sconto, che è sempre possibile in Europa, un nuovo punto di scontro su quali sono le spese dirette e quali sono le spese indirette, non dovrebbero esserci grosse sorprese. Il problema, secondo me, è un altro. Ed è una discussione che chiaramente adesso è ancora molto acerba, è difficile affrontarla adesso, anche perché ci sono troppe incognite sul campo, a cominciare dal fatto che non sappiamo quando finisce l'emergenza. Voi dite, sì, lo vedremo. E no, quando finisce l'emergenza è importante, perché alla fine dell'emergenza sono legate o le condizionalità del MES, sono legati tanti discorsi, compresa la sospensione del patto di stabilità e crescita. E il punto vero è quello. E che secondo me anche i critici del MES però dovrebbero cominciare a lavorarci su questa cosa e a porre questo problema, ma senza ideologie. Cioè, il punto è che se le regole del patto di stabilità, noi avremo un debito forse, non so, al 160-180% del PIL, cioè siamo condannati, lo sappiamo, perché tutti questi soldi che arrivano dall'Europa, la maggior parte, e questo è un grosso problema, sono prestiti. Saranno comunque a tasso basso, ma sono prestiti, vanno a finire sul nostro debito e a un certo punto questo debito può essere che ci strozzi, soprattutto se le condizioni e le regole del patto di stabilità rimarranno quelle che conosciamo e che hanno strozzato altri paesi. Per esempio, faccio una parentesi, ci sono alcune cose di condizionalità del MES che vorrebbero... Ci sono dei precedenti su quello che è stato fatto in Irlanda e Portogallo che si vorrebbero evitare, e anche lì c'è da vedere come va la discussione. Però ecco, la cosa del patto è, quando lo riattivano a fine d'emergenza, il patto rimane così com'è, e quindi per noi ovviamente, se rimane così com'è nel momento in cui l'attivano, io già mi immagino, ma non solo gli olandesi, ma pure Dombrovskis, che ci comincia a dire dovete fare un piano di rientro e rientrare al 60%, avvicinarvi al 60% del rapporto debito-PIL, obiettivo per noi lontanissimo da sempre, già adesso, figuriamoci dopo l'emergenza. Oppure arriveremo a quel momento con, non dico una revisione del patto, ma con tempi un po' più maturi per rivedere quelle regole e fondare l'Europa su basi un po' diverse, che tengano conto del fatto che sta avvenendo una situazione, diciamo, c'è chi l'ha definita terza guerra mondiale, definizione su cui io non sono molto d'accordo, ma sicuramente sta avvenendo, siamo nel bel mezzo di una crisi, speriamo sia il mezzo, e non solo l'inizio, di una crisi inedita, storica, la peggiore, sicuramente la peggiore di questo secolo, la peggiore dal secondo dopoguerra, che effettivamente può cambiare le carte in tavola. Cioè, io mi approccierei a questa discussione, dico, senza ideologie, senza pensare, vabbè, poi ti riattivano il patto e ci strozzano, perché noi adesso non possiamo sapere come arriveremo a quel momento. Questo lo dico a quelli che dicono no MES. Anch'io sono stata molto critica, perché dico che io voglio vedere prima la carta, voglio vedere prima quello che stabilisce il board del MES e poi ne riparliamo. Però alla fine non è automatico che, diciamo, ci strozzino imponendoci tagli draconiani per rientrare in un cammino per rientrare in un percorso di rispetto delle regole, perché può essere che noi arriviamo a quel momento con una volontà o una necessità oppure una disponibilità, mettetela come la volete, oppure la maturazione da parte anche dei paesi del nord del fatto che ste regole un po' le dobbiamo rivedere, perché se no l'Unione non si regge. Siccome, per concludere, non la voglio fare lunga,
Sì, anche perché facciamo parlare. Sì, infatti, i passi avanti fatti in questi giorni sono stati fatti perché la Germania si è convinta che doveva fare la mediazione, si è convinta del fatto che bisognava fare qualcosa, se no l'Unione non si regge. Io non escluderei che arriviamo al momento in cui riattivano il patto o con un patto cambiato oppure con un patto che verrà profondamente rivisto. Quindi direi niente paura, vediamo che succede, l'importante è che ci facciamo valere. Grazie. Prima della parola a Francesca, c'era Lorenzo che mi ha chiesto 5 secondi, però 5 secondi non di più. Intanto attiva il microfono, se no non ti sentiamo. Sì, volevo semplicemente dire, sono totalmente d'accordo con tutto quello che ha detto Angela. Assolutamente vero, perché io penso proprio che è l'occasione strategica per rivedere il patto di stabilità quando dovrà essere riapplicato, diciamo. Una piccola cosa semplicemente, i tassi di interesse oggi sono molto bassi, anche perché sta intervenendo la Banca Centrale Europea, ma per quello che dicevo prima, cioè ci sarà un momento in cui la Banca Centrale non potrà più intervenire, i tassi si rialzeranno, lo spread ricomincerà a salire, noi stiamo parlando di un debito che sarà di lunghissimo termine, quindi avere dei tassi di interesse allo 0,2-0,3% per 30 anni, 25 anni, non è niente, è una cosa che vale molti, molti miliardi a lungo termine, anche perché dobbiamo prevedere appunto che a un certo punto, mettiamo perché per esempio ricomincia l'inflazione, non sappiamo, però questa è una garanzia importante di sostenibilità del debito pubblico ulteriore che l'Italia sta facendo adesso e che è ingente. Grazie. Grazie Lorenzo. Ora Francesca, tu sei un po' più quella economica proprio di tutti noi come giornalista. E qui stanno arrivando già le prime domande, per esempio c'è Luigi Leone che chiede se l'helicopter money da parte della BCE possa essere uno strumento per sostenere la domanda perché avrebbe il vantaggio di non essere debito caricato sugli stati. Giorgio Cannella, che ha già mandato due domande, ricorda che l'Unione già nel 73, una cosa che disse anche, che ha ricordato anche il commissario Gentiloni qualche giorno fa, di fronte alla crisi del petrolio fece un'emissione di bond che poi sono stati nel tempo sono tutti rientrati, quindi diciamo non sarebbe stato del tutto nuovo fare dei corona bond, ricorda Cannella. Io quello che volevo chiedere a Francesca era se secondo lei ci si sta muovendo a livello europeo cioè come ci si sta muovendo a livello europeo, a parte parlare di queste grandi cifre, grandi o piccole cifre, se è quello che sta succedendo è qualcosa che riuscirà ad intervenire nei settori che ne hanno più bisogno, cioè è possibile raggiungere, perché molti sono ad esempio piccole e medie imprese che sono in grande difficoltà, ad esempio l'FCA immagino non avrà difficoltà se deciderà ad avere dei soldi dalle banche, così, ma le aziende più piccole che sono un po' l'ossatura dell'Italia, ricordiamo che in Italia il 13% del PIL è dato dal turismo ed è fatto all'80% da piccole o micro imprese. Ecco, queste decisioni che si stanno prendendo a Bruxelles, secondo te, che gli stati stanno prendendo a Bruxelles, riusciranno ad arrivare veramente al cuore dell'economia, cioè a tutti quanti, perché il piano Juncker ci ricordiamo che in realtà ha dato pochissimi soldi, di fatto molti soldi sono rimasti chiusi nelle banche. Questa volta si riuscirà a raggiungere l'economia anche delle aziende piccole che hanno meno strumenti, diciamo, per negoziare con le banche? Buongiorno e grazie dell'invito. Per saperlo, per dare una risposta certa, bisognerebbe avere la sfera di cristallo, nel senso che nelle intenzioni, per esempio, il rafforzamento degli strumenti della BEI, cioè della Banca Europea per gli investimenti, nelle intenzioni c'è proprio quello di aumentare i prestiti a favore delle imprese. Ovviamente le grandi imprese hanno più facile accesso al credito, sono le medio-piccole o in Italia le micro. Il trasferimento però alle aziende, per esempio attraverso la BEI, viene attraverso la BEI o il coinvolgimento delle casse di promozione nazionale come la CDP e poi a cascata sulle banche. In questo momento c'è una difficoltà perché bisogna trovare il modo per snellire il procedimento.
Quindi molto dipenderà anche dagli stati nazionali sulla capacità di raggiungere un tessuto molto ampio di imprese. Una cosa però risulta evidente, per esempio in questo momento, è che l'allentamento delle regole degli aiuti di Stato, che sono le regole che fino a poco tempo fa impedivano agli Stati di mettere, di aiutare le aziende in difficoltà per non alterare la concorrenza, sono sicuramente, l'allentamento è sicuramente positivo, però sta comunque creando una situazione di non equilibrio all'interno del mercato interno. Gli strumenti che sono stati nominati e che sono fondamentali hanno l'obiettivo di creare delle condizioni o di aiutare gli stati che hanno meno capacità di spesa ad intervenire sull'economia. Quello che è stato detto per esempio nella conferenza stampa in termini del Consiglio molto bene dalla Presidente von der Leyen è che si sono resi conto che dei 1.800 miliardi di aiuti di Stato che sono stati adottati, la metà sono stati presi o sono stati dati o usati solo da un paese, cioè dalla Germania. Vuol dire che la Germania, rispetto a tutti gli altri paesi, è riuscita ad aiutare molto di più le proprie imprese. Perciò, benissimo, gli strumenti della BEI sono 200 miliardi, ci vorrà di più. Gli interventi nazionali sono quelli che permettono un raggiungimento più capillare, però devi avere la capacità di spesa per poterlo fare. Quindi si ritorna sempre a monte, cioè agli strumenti che vengono messi in generale a disposizione degli stati. È ovvio che un paese come la Germania si può indebitare di più e dare più soldi alle imprese. L'Italia ha più difficoltà. Perché noi abbiamo un debito più alto, è il margine di azione che cambia. Quindi sicuramente lo sforzo è quello di aiutare il tessuto delle aziende, dare la possibilità di riprendersi, però devi anche poterlo fare in maniera agile. In più in Italia paga una burocrazia abbastanza complicata e un sistema non lineare. È anche necessario introdurre delle regole chiare. Chi può per fare cosa? Perché il risultato di incentivi a pioggia è quello di aiutare anche chi non ne ha bisogno. Ed è vero che in questo momento tutti ne avranno bisogno, ma qualcuno di più e qualcuno di meno. Quindi non helicopter money, dici, non è quello... Ma l'helicopter money è una cosa che piace a tutti, che viene sempre, come dire, evocato. C'è chi dice che lo sta già facendo perché, per esempio, su Twitter nei giorni scorsi girava, no, la Germania fa l'helicopter money perché tu ricevi subito i soldi di aiuto da parte dello Stato. Allora ci sono tanti modi di concepire l'helicopter money. Il problema è se lo fai, se vuol dire che tu inizi a stampare moneta, e questo può aiutarti nel breve termine, però poi tu sai che nel medio crea delle difficoltà. È ovvio che se ti danno dei soldi gratis sei contento e questo ti aiuta, ma in questo momento, secondo me, per il nostro paese non è solo avere i soldi gratis, è usarli anche bene. Certo. Perché è uno degli elementi indicati o delle forme indicate in quei documenti che giravano alla vigilia del Consiglio europeo, per esempio, tra le proposte della Commissione, era quello di dare 200 miliardi, di alzare fino a 200 miliardi un programma, per esempio, della Commissione, che è quello è quel programma che ti aiuta a fare le riforme. Vuol dire ti do i soldi se tu... per utilizzarli per fare determinate riforme nel tuo paese per aumentare la produttività. Quindi credo che in questo momento ci sia una doppia riflessione. Da una parte tu hai un'emergenza perché le aziende sono chiuse, il mondo produttivo è chiuso ed è tutto bloccato. Dall'altra hai un problema di ripartenza, però noi partiamo già svantaggiati rispetto agli altri paesi perché noi già stavamo crescendo meno. Non è che e tant'è vero che von der Leyen cosa ha detto? Da uno shock simmetrico, cioè vuol dire partiamo tutti dallo stesso shock perché la pandemia ha bloccato tutti, gli effetti non saranno simmetrici, saranno asimmetrici. L'Italia sarà più colpita, la Spagna sarà più colpita. Questo il problema in questo momento.
e che si lega anche al debito, perché quando noi riprenderemo, se l'Italia avrà un debito altissimo, è vero che sarà importante rivedere le regole del patto di stabilità, ma quel debito ci rimane. Venerdì l'agenzia di rating Standard & Poor's ci ha confermato il rating che avevamo, però ha anche detto, così come aveva detto Moody's, che noi siamo sostenibili se nel lungo termine, al termine dell'emergenza, dimostreremo che abbiamo intenzione di metterci su una traiettoria di riduzione del debito, o comunque se l'Eurozona dimostrerà di sostenerci. L'Eurozona, la BCE, ci sta già sostenendo, perché il 22% del nostro debito pubblico lo sta comprando la BCE. Però è ovvio che chi promette soldi facili sta facendo demagogia, perché anche se arriveranno, poi comunque dovrai gestirli. È come una famiglia. Tu ti puoi decidere di indebitare perché stai male quanto puoi. Poi arriva un momento in cui devi rientrare dal debito. Non so se sono stata chiara. Sì. No, sei stata molto chiara. Adesso vi pregherei, ci mancano 20 minuti, di essere un pochino più concisi, perché stanno arrivando molte domande. Adesso avrei una domanda per Lorenzo. Prima però voglio leggere una riflessione di Fabio Colasanti, che dice: se per Eurobond si intende titoli emessi da un organismo europeo e garantiti in diverse maniere dagli Stati membri, ce ne sono già oggi sul mercato per oltre 700 miliardi di euro, messi e paesi. Come ricordato, la Commissione europea ne ha emessi nel passato, lontano e anche recente. Invece Alessandra Fantini chiede: si è parlato di Eurobond e di bond emessi con il benestare della Commissione europea. Forse questi ultimi saranno quelli che avranno la copertura del recovery fund? Ecco, forse Lorenzo può rispondere a questa domanda? Sì, io penso che quando si parla di Eurobond c'è sempre una enorme ambiguità. Mi sentite? Perché ti sentiamo benissimo. Sì. Perché non si capisce bene che il fatto che gli Eurobond in realtà possono avere dei livelli di mutualizzazione diversi a seconda del meccanismo, del sistema che viene scelto. Allora, se Eurobond significa semplicemente emissione di titoli di debito comune con garanzie comuni, questo è, diciamo, il minimo sindacale. Se questi sono già Eurobond, ci sono già effettivamente da tempo, ne sono stati fatti molti, tra cui l'FSF, quel primo fondo salva stati, il MES è praticamente una forma di Eurobond. Però appunto il problema è che quando si parla di Eurobond in genere si pensa anche a una forma di uso mutualizzato dei soldi che vengono trovati, diciamo, che vengono raccolti sul mercato con le obbligazioni. Ed è lì che poi sorgono i problemi, cioè i diversi livelli di mutualizzazione dipendono appunto da che cosa si fa con gli interessi, il rimborso e l'uso. E anche dal tipo di garanzie, perché le garanzie possono essere o congiunte ma non in solido, o congiunte e in solido. Che cosa significa? Significa che uno Stato che emette una garanzia può, come nel caso del MES per esempio, può essere responsabile, cioè pagare solo fino al tetto che ha messo di garanzia e non oltre, non può essere responsabile per le garanzie degli altri. Mentre invece in solido significa che lo Stato che ha più soldi paga di più quando gli altri non ce li hanno. Allora, tutte queste sfumature, tutti questi diversi livelli di mutualizzazione sono da considerare quando si parla di Eurobond, perché evidentemente tutta la battaglia sui Corona Bond che è stata fatta all'inizio dall'Italia si riferiva a un tipo di mutualizzazione più spinta, cioè che non si limitasse solamente alla emissione e garanzie. Oggi abbiamo questa idea dell'emissione garanzie e poi il fatto di riprestare i soldi che vengono raccolti sul mercato ai paesi con tassi bassi, e questo è, diciamo, quello che è uscito fuori, che non viene considerato come Eurobond perché non è una vera e propria mutualizzazione spinta, diciamo, del debito. Quello che però è chiaro è che le proposte francese e spagnola invece prevedevano una mutualizzazione molto più spinta, perché nel caso della proposta spagnola venivano pagati insieme anche gli interessi, cioè gli interessi non li pagava il paese che utilizzava i soldi, ma li pagavano in solido tutti quanti a seconda del proprio PIL, diciamo, in proporzione al PIL.
e la proposta spagnola addirittura prevedeva che non ci fosse rimborso, che fossero perenni, che non è una cosa nuova, esistono già dei titoli così, sono stati emessi dal tesoro britannico, da quello americano, quindi non è una cosa, perché molti sono rimasti un po' come titoli perenni, ci sono, esistono, si pagano solo gli interessi. Ma quello che volevo dire, qui finisco, è appunto che bisognerà vedere nella proposta di fondo di ripresa della Commissione a che livello di mutualizzazione arriveremo, perché appunto ci sono sfumature diverse, non ci sarà solo il livello minimo sindacale, cioè la trasformazione dei soldi raccolti sul mercato in prestiti che poi dovranno essere restituiti, sebbene a tassi bassi e a maturità molto lunghe. Ci saranno anche degli aiuti a fondo perduto, ci saranno molti programmi comunitari, e questo è importante. Quindi bisognerà vedere, bisognerà analizzare poi col bilancino proprio qual è il livello di mutualizzazione che viene raggiunto da questo strumento o da questi strumenti, perché saranno molti. Francesca citava appunto questi 200 Lorenzo, stringi perché stiamo arrivando alla fine. Questi 200 miliardi di euro dello strumento di bilancio dell'Eurozona, bisognerà vedere appunto anche quelli come vengono usati, perché se vengono usati solo per le riforme non ci siamo, cioè bisognerebbe usarli anche per esempio l'occupazione, eccetera. Comunque, ho finito, vabbè, basta così. Ma allora, io vorrei leggere un po' di commenti dei nostri ascoltatori, perché abbiamo detto un dibattito, quindi è giusto che parlino anche loro. Bocchicchio, GF, Gianfranco, forse, non so. Buongiorno, penso che occorra smettere di chiederci se l'Europa possa aiutarci, ci sta aiutando. Ora occorrerebbe, secondo me, pensare al quando e soprattutto a chi, criteri di ripartizione per il Paese, e come perfettamente dice Francesca Passo, è imperativo che il governo faccia un piano per dire esattamente come il denaro verrà redistribuito alla popolazione e alle imprese. Poi ho due che si riferiscono alle banche. Francesco Maria Caputi, che spiega che l'Italia ha difficoltà ad erogare finanziamenti alle imprese perché le banche sono private e sottoposte alle regole di mercato. La Germania ha un sistema bancario legato ai lend pubblico svincolato dal mercato. Questo spiega anche un po' di Stato che diceva Francesca. Dice, è possibile che sia uno di questi dei motivi per i quali ci sia questa enorme differenza tra Italia e Germania? Probabilmente sì. Di necessità maggiore. Giancarlo Volponi dice il problema terra-terra italiano. Da un lato lo Stato impone alle banche il finanziamento di 25.000 euro garantito al 100%, dall'altro impone la verifica puntuale degli utilizzi in tema di antiriciclaggio, così da ribaltare non sulle banche come struttura organizzativa, ma sugli operatori di base, ad esempio delle garanzie dei finanziamenti, le responsabilità complessive della manovra. Questa è la burocrazia a cui accennavamo prima. C'è Andrea Cosentino che parla di agenzie di rating, dire perché dare ancora tanta importanza a una sola agenzia di rating, stando pure di ricordare i mercati americani, sarebbe meglio usare tutte le agenzie di rating da quelle americane. In realtà le agenzie di rating sono quattro quelle che determinano poi lo stato di un paese, devono essere d'accordo le quattro principali agenzie, non è una sola. Poi c'è Filippo Alessandro Trifilo che dice parte degli aiuti destinati a premiare le aziende con chiaro orientamento delle intenzioni di spesa, chiaramente con le dovute garanzie da parte delle aziende. Io volevo tornare un attimo da Angela adesso. Ad Angela, perché lei si è messa un po' in linea con Tony Barber, l'ex direttore del Financial Times, che ieri ero in dibattito, in cui lui diceva proprio di vedere il bicchiere mezzo pieno, sono cautamente ottimista, ho visto tutti gli interventi che sono stati messi in campo, dice il test ora sono le azioni dei governi. A questo punto credo Angela sia un po' questo, no? L'Unione mi pare di capire che siamo tutti d'accordo che ha fatto quello che poteva, forse non ha fatto tutto, forse non è stata velocissima, c'era un nostro ascoltatore che diceva che probabilmente non è stata veloce come avrebbe potuto, però a questo punto tocca agli stati, Angela. Sì, infatti diciamo in 3 minuti
Sì, no, allora l'Europa ha cominciato a fare, ora tocca a noi, come accennava anche Francesca prima, fare un piano credibile di come spendiamo questi soldi. E questa è una cosa importante, che siccome potrebbero metterci anche dei funzionari che controllano, magari anche dello stesso MES, che controllano come spendiamo i soldi, ed è normale che sia così, perché sono 20 anni che comunque si aspettano che riduciamo il debito e invece non lo facciamo, perché siamo governati sempre da gente che non pensa a questa cosa qui, in tempi di pace, e pensa soltanto a raccogliere i voti e quindi non fa cose, diciamo, che invece ci potrebbero aiutare su quel versante lì. È un punto importante perché secondo me potrebbe smontare molta retorica anti-europea, in quanto io sono convinta che se voi lanciaste un sondaggio tra gli italiani, vi fidate di come spenderanno i soldi no, che arriveranno per questa emergenza, cosa faranno, eccetera, io sono sicura, la stragrande maggioranza degli italiani non si fida, perché comunque purtroppo abbiamo avuto casi in passato di diciamo, brutti episodi anche di inchieste giudiziarie, di corruzione, eccetera, eccetera. Quindi io penso che sia più che lecito che l'Europa sia un po' preoccupata su come spenderemo questi soldi. E certo, hai ragione tu, certo, adesso è il momento in cui i governi, a cominciare dal nostro, devono dimostrare di essere capaci di mettere in atto un piano credibile, senza sbavature, che ci porti al risultato usando quello che ci hanno messo a disposizione e quello che ci metteranno a disposizione quando finiranno la discussione sul recovery fund e recovery bond. Grazie. Allora io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori di, siamo verso la fine, di rispondere allo stesso sondaggio che abbiamo mandato all'inizio per vedere se qualcosa si è spostato, e poi vorrei chiedere a Stefano se siamo in grado di fare al volo il sondaggio che ha chiesto Angela per chiudere, poi potremmo usare per chiudere l'evento. Se ci fidiamo che... Assolutamente sì, l'ho già impostato, per cui intanto adesso grazie. Ho messo il sondaggio, allora, su Dobrowski. Questo è stato nuovamente rilanciato. Esatto, e stiamo raccogliendo adesso le risposte e poi subito dopo, volendo, possiamo inserire, proporre l'altro. Sì, in chiusura mettiamo questo. Tornerei da Francesca, perché comincia ad esserci un po' di domande. C'è una domanda di Filippo Avisani che dice buongiorno a tutti, volevo chiedere cosa significasse che la Germania vuole finanziare gli aiuti tramite un aumento della propria quota nel bilancio UE e cosa comporterebbe. Grazie a tutti. Poi c'è una domanda un po' così estrema di Paolo Vassallo, che dice nessuno parla di chiedere alla Repubblica Popolare Cinese, principale responsabile di questa crisi, un contributo economico per ridurre il ricorso all'indebitamento degli altri stati. È ipotizzabile un'azione di forza congiunta dei vari governi per ottenere un indennizzo? Grazie. Ecco, questa no, per durre, non ho sentito la parte finale. Scusami. Perché alla Repubblica è ipotizzabile che... Sì? Allora, nessuno parla di chiedere alla Cina, principale responsabile di questa crisi, un contributo economico per ridurre il ricorso all'indebitamento degli altri stati. È ipotizzabile un'azione di forza congiunta dei vari governi per ottenere un indennizzo? Grazie. Ecco, questa domanda mi pare utopica, a parte sì, che non sappiamo se la Cina è veramente la principale responsabile. E no, infatti. Ma la seconda domanda credo che sia un po', come dire, un approccio un po' rischioso a un problema come una pandemia. Parto dalla prima, e cioè cosa vuol dire però abbiamo il risultato. Siamo arrivati al sondaggio. No. Sì. Ecco, c'è uno spostamento, 45% dei nostri ascoltatori pensa che l'Europa abbia dato una buona risposta. Sono diminuiti molto gli indecisi, i non so, sono passati dal 17 al 2%, quindi abbiamo in qualche modo convinto molti di coloro che ci stanno seguendo. Abbiamo chiarito, abbiamo chiarito, perché gli indecisi chiarito, sono giusto, quelli che non avevano le idee chiare, adesso forse si sono distribuiti un 3% è andato con i no e un 20% abbondante si è spostato con i sì. Prego, Francesca. La disponibilità della Germania ad aumentare il proprio contributo al bilancio europeo, perché è importante? È importante perché fino a febbraio la discussione sul prossimo bilancio 2021-27, che è quello che dovrà finanziare maggiormente la ripresa, la discussione era
bloccata perché c'era un gruppo di paesi, cosiddetti paesi frugali, Austria, Olanda, Svezia e Danimarca, che volevano tenere all'1% del reddito nazionale lordo il contributo per il nuovo bilancio. Il nuovo bilancio sarà già impoverito dal fatto che non ci saranno i soldi della Gran Bretagna, ma dovrà diciamo servire per portare a termine tantissimi obiettivi. Prima della pandemia era la trasformazione in senso green dell'economia, la digitalizzazione, maggiore difesa e programmi per la migrazione. Adesso c'è anche la ripresa post-coronavirus. A febbraio la posizione della Germania era molto ambigua e sembrava più propensa a stare con i paesi frugali, cioè non aumentare il contributo dei paesi al bilancio. Un bilancio europeo è un bilancio che non può spendere più di quanto riceve, non può fare le cose in deficit come noi, quindi è fondamentale il contributo che danno gli stati membri, perché la risorsa principale sono le cosiddette risorse dirette che danno gli stati. Il fatto che la Germania abbia cambiato atteggiamento è importante perché si rende conto che c'è bisogno di un'azione comunitaria e che c'è bisogno di soldi. Credo che la riflessione dell'editorialista che hai citato prima, cioè che adesso è il momento degli stati, non è solo una questione di programmi nazionali, è il momento degli stati perché da un approccio intergovernativo, che è quello diciamo dominante, bisogna cominciare a ripensare in termini comunitari. Tradotto, la Commissione europea, e questo è bene ricordarlo, può fare delle proposte bellissime, proporre di usare i fondi, proporre trasferimenti, ma se gli stati nel Consiglio non si mettono d'accordo e non accettano la proposta, non si va da nessuna parte. Quindi è importante il 6 maggio prossimo perché la Commissione presenterà la proposta del Recovery Fund, come agganciarlo al bilancio, se ci saranno più prestiti o più trasferimenti. Ma quella proposta lì sarà oggetto punto per punto di negoziato tra gli stati. Quindi gli olandesi, i tedeschi, i frugali, i paesi baltici, i paesi dell'est. Il punto sarà riuscire a trovare una mediazione che sia utile per tutti. In questo senso credo che sia importante ed è fondamentale il contributo che gli stati saranno disposti a versare per il bilancio europeo. Si devono mettere d'accordo e pagare. Lorenzo, sei senza microfono. Chiedo a Stefano, grazie Francesca, chiedo a Stefano di lanciare l'ultimo sondaggio in questo ultimo minuto. Volevo leggere alcune domande, alcuni commenti sono arrivati su Facebook da Federico che dice: piccole e medie imprese, chi era già in difficoltà prima del Covid-19 non risolverà i suoi problemi contraendo debito. È andato in crisi a causa del Covid-19 più che in prestito ha bisogno di mercato, ovvero commesse ottime opportunità per ricollocare servizi o prodotti. Elena dice: il MES è uno strumento che permette di prelevare 35 miliardi a fronte di un versamento di 17. I tassi di interesse torneranno a crescere e arcinoto, le condizionalità in uscita attualmente ci sono. Che senso ha indebitarsi per una cifra così bassa? Giorgio dice: il 31 gennaio l'Italia ha dichiarato lo stato di emergenza e oggi è 26 aprile, l'Europa si sta muovendo. Cosa può essere migliorato nel tempo di reazione dell'Unione Europea alle emergenze sanitarie ed economiche? Purtroppo credo che queste domande dovranno restare sospese perché abbiamo raggiunto la nostra ora e noi siamo brussellesi e siamo precisi. Quindi adesso vi diamo il sondaggio, i risultati del sondaggio di Stefano, prego di metterlo. Avete fiducia su come l'Italia spenderà gli aiuti? Il 28% sì, il 58% no e il 14% non so. Quindi non c'è molta fiducia su come l'Italia gestirà. Quindi abbiamo, tiro in un minuto la sintesi, mi pare che dopo questo dibattito c'è una maggior fiducia, un realismo insomma, su come l'Europa sta affrontando la situazione. Ora la palla realisticamente ancora qua, i nostri ascoltatori l'hanno riportata nel campo nazionale. Facciamo sapere a Bruxelles i risultati dell'ultimo sondaggio, per piacere. Sì, infatti. Lo facciamo, lo sapere.
Però appunto a questo punto la palla tornata nel territorio nazionale, vedremo come andrà. Purtroppo devo chiudere, mi dispiace, abbiamo già un minuto di ritardo, ma è stato molto interessante, abbiamo avuto un gran numero di ascoltatori. Sì, decisamente. Ringrazio quindi Francesca Basso del Corriere della Sera, Lorenzo Conte. Grazie a voi. Asca News, Angela Mauro di Huffington Post. Grazie. Stefano per tutto l'aiuto che ci ha dato nell'organizzare, Antonella Dente che era dietro le quinte a gestire il flusso di domande. Ci vediamo presto, speriamo, magari di persona. Buona giornata, buona grazie domenica. A tutti nuovamente. Grazie. Buona giornata. Ciao.